Allora, siamo in compagnia di Giuseppe Tamponi, fotografo, adesso a tempo pieno. Eh beh sì, è già dopo un tempo pieno. Tu hai questa passione da quanto tempo? Allora, fine anni 70. Qual è stata la tua prima fotografia? La prima volta è stato un ritratto di una mendicante, zia Maria, fatta con una 135, mi sembra. Prima, adesso, quella che mi ricordo come prima, poi. Il tuo corredo fotografico, quindi facciamo una specie di percorso tuo fotografico. Corredo fotografico attuale? No, diciamo com'è iniziato e dove sei arrivato. Beh, io ho cominciato con una Zenith col 50 mm, poi però mi ricordo avevo acquistato anche qualche altra ottica. Poi dalla Zenith, adesso sono passato alla Zenith TTL. Poi ho acquistato la prima Olympus, l'OM1. Alla fine sono arrivato ad avere tre corpi, M1, OM2N, OM4T. Poi, quando la vista ha cominciato a scarseggiare, meditavo di passare a un autofocus, però nel frattempo mi è stata regalata, ho ereditato da mio patrigno una Minolta 7000, primo autofocus. Primo autofocus che è uscita sul mercato, che era tremendamente lenta e impacciata. Poi E oggi sei arrivato a... sono passato alla Minolta Dynax 9, Dynax 7, che erano quella all'avanguardia del marchio. Poi sono passato, gioco a forza, sono passato a Sony, perché avendo anche degli obiettivi professionali, Sony aveva lo stesso innesto delle Minolta. cosa ti piace fotografare? Allora, io soprattutto faccio fotografia di concerti e reportage. E qualche ritratto di mia nipotina, insomma. E soprattutto il bianco nero. Soprattutto bianco e nero, sì. Come mai? Ma a me piace molto il bianco e nero, non, cioè il colore non mi attira più di tanto, a meno che non sia obbligato a farlo se faccio qualche matrimonio, se faccio qualche lavoro per terzi. Il bianco e nero è la fotografia. Il colore molte volte serve soltanto per far piacere l'immagine. Mentre l'immagine deve essere bella, questa è in bianco e nero. Poi se il colore è un'altra cosa. Cioè, ripeto, sono belle immagini, magari che viste a bianco e nero non dicono niente. Quali sono stati i tuoi maestri, le persone alle quali ti sei ispirato, che ti hanno formato? Beh, vabbè, io come maestri ho avuto un mio caro amico che è scomparso da poco, che è Antonio Samarrandaccio. Poi come fotografi chiaramente si mi ispira ai classici, Cartier-Bresson, Salgado, insomma tutta questa gente qui di cui abbiamo esplorato in lungo e largo l'opera, eccetera, eccetera. La camera oscura, ripeto, l'ho fatta sempre sotto, chiedendo giudizi poi ad Antonio, che mi ha bocciato tante cose, che mi faceva anche incavolare, poi alla fine aveva ragione lui. Comunque adesso scatti col Adesso digitale. ormai sì, la camera oscura l'ho abbandonata perché sono passato al digitale con ormai due fotocamere vecchie, due Alpha 700 Sony. Aspetto avere i soldi per aggiornarmi l'attrezzatura, quando li avrò. Giuseppe, parliamo di questo tuo lavoro che ancora non è uscito, ma sta per uscire. Ne vuoi parlare? Quanto tempo hai impiegato a Allora, farlo? Perché hai fatto l'ardia? questo lavoro l'ho fatto proprio assieme ad Antonio Samarrandaccio, noi quasi ogni anno andavamo a seguire l'Ardia, perché è un genere di racconto che va fatto a pezzi, perché una volta che ti piazzi in un posto poi non ti puoi spostare. Qui in particolare ci sono 22 anni di fotografia. Adesso la più vecchia è del Quindi non sono tutte 95. foto dello stesso anno. No, no, no. Cioè raccontano una corsa, però con foto scattate in anni diversi. Per quello una corsa senza tempo è quello il Ecco. senso del titolo, no? E non sono neanche messe cronologicamente in data di scatto, cioè sono messe in data il racconto della storia. Raccontaci qual è la foto
forse la più difficile o quella che ti piace di più di queste, se ce la vuoi far vedere anche. Beh, quella che è piaciuta anche a te, una di quelle che è piaciuta Ah. anche a te, cioè quella che mi piace di più è sicuramente È difficile fotografare l'ardia. diciamo che ci vuole un po' di impegno. Una è questa. Ah. Queste sono belle luci. C'è Questa c'è molta post-produzione. molta? Ah. Post-produzione. Sei intervenuto quindi con Sì, Photoshop, in poche certo. parole. E poi vediamo quell'altra invece degli osservatori. Beh, l'ho persa, ma forse prima. E Forse prima. l'altra, prima ancora. Ecco, dovrebbe essere qua. Eccola qua. E l'altra è questa che è fatta quest'anno. Sì, Questa è fatta quest'anno. molto bella questa. A che ora l'hai fatta questa? Questa è di mattina, dopo la partenza dei cavalieri da Sorrentino. Adesso ormai se ti trovi fuori, dopo che sono partiti, non riesci più a entrare dentro, per cui devi lavorare dove ti trovi. Allora, chiudiamo questa chiacchierata. Se qualcuno volesse avvicinarsi alla fotografia o fare un buon bianco nero, quale consiglio daresti? Prima di tutto impara la tecnica, che sia bianco e nero colore, impara la tecnica di base. Poi provare. Essere pignolo con se stessi, E sbagliare anche. sbagliare, beh, sbagliare sicuramente, sbagliare si sbaglia tanto, ma bisogna essere soprattutto pignoli, non perdonarsi niente. E accettare le critiche anche, perché molte volte ci sono cose di cui non ti rendi conto che gli altri vedono e devi accettarle.